dice sicuramente che dobbiamo fare attenzione, ma è anche vero che il contrario, cioè il fatto che anche noi abbiamo bisogno di farli in punti in casa, quindi domani può esserci il Cuneo, come può esserci il Livorno, il Siena qui, e noi abbiamo l'imperativo di cercare di fare il massimo in casa, che per noi il massimo vuol dire sì fare prestazione, ma anche cercare finalmente i punti. L'importante è che non diventi un blocco psicologico. Dobbiamo arrivarci da squadra. La gestione o la vittoria della partita dobbiamo arrivarci da squadra nei 90 minuti. Beh, mi auguro sicuramente un Arezzo d'assalto, perché è nelle nostre corde, è un Arezzo con la personalità di continuare a fare le cose che fa quando sblocca la partita, quando vuole o quando è in trance agonistica per andare a sbloccare il risultato. Dopo, nelle situazioni, quell'Arezzo si blocca e dobbiamo togliere quel blocco lì, e l'unica medicina, se possiamo chiamarla così, che credo io, è che questa squadra deve continuare a fare quello che sa fare, volendo la palla, continuando a muoversi, essendo molto aggressiva nella nostra metà campo e soprattutto non rispedendo la palla al mittente appena si riconquista, ma facendo i due o tre passaggi in uscita che ci permettano poi di arrivare lì rialzando la squadra. Io assolutamente no, no, perché quello che poi dico ai ragazzi è che è importante domani. Non voglio sicuramente dei gialli stupidi, di allontanamento della palla, di falli di ostruzione, o falli, ma se sono da spendere perché ci serve battere il Cuneo, sono da spendere perché ci serve battere il Cuneo. Poi abbiamo dei ragazzi pronti e dal lunedì ci ributtiamo con la testa a Siena, però oggi che dobbiamo fare la rifinitura, e domani noi dobbiamo pensare assolutamente al Cuneo, solo al Cuneo.